tra le province di Bergamo e di Brescia si incunea il lago di Iseo, circondato da ridenti colline che si specchiano quasi con malcelata civetteria nelle sue limpide acque. Su una di queste colline si adagia l'Overe, paese dalle origini antichissime, ricco non solo di storia, di arte, di industrie siderurgiche, ma anche di personaggi famosi nel campo della cultura e in quello della santità. Tra questi ultimi, l'Overe ha ormai l'onore di annoverare Luigia Semporini, la futura madre Francesca. Nata l'8 marzo 1915 da Pietro Francesco e Carolina Gozzati, fu battezzata nella chiesa di San Giorgio. Si trovò figlia unica dopo la scomparsa dei due fratellini morti in tenerissima età. La stessa Luigina, all'età di 5 anni, è colpita da un attacco di broncopolmonite. Tutto fa presagire il peggio, ma nella sua vita entra prepotentemente la presenza della Madonna. Il padre non si rassegna alla nuova terribile prova e, spinto da tutto l'ardore della fede, corre al santuario della Madonna di Ardesio, molto celebre nel Bergamasco, e strappa la guarigione di Luigina con l'ardore della sua preghiera. I grandi disagi dei lunghi anni della Prima Guerra Mondiale spingono il papà di Luigina ad emigrare in America. Mamma Carolina si trasferisce a Ponzano di Marone e Luigina è sistemata nel collegio delle Sante Capitanio e Gerosa a L'Overe e qui frequenterà le scuole elementari e medie. Di intelligenza pronta e dall'eloquio facile e dal temperamento vivace, Luigina si distinse subito nello studio e anche nelle innocenti birichinate con le sue compagne di collegio. Tra le disposizioni disciplinari, gradiva poco, soprattutto, la levata mattutina di buon'ora. Un giorno, mentre gioca in cortile, le cade per terra il diario, dove tra l'altro aveva scritto le regole dell'istituto che io fonderò. Al primo punto, e con grandi risate, le compagne leggono «Alzata delle mie suore alle ore 8». Avrebbero volentieri continuato la lettura di quelle regole così comode, se Luigina non l'avesse subito impedito, facendo appello alla segretezza del suo diario. Interrogata un giorno, su cosa avrebbe fatto in avvenire, «Voglio farmi suora come Santa Bartolomea Capitanio», rispose prontamente. Dopo l'Overe, continua gli studi a Treviglio, conseguendo il diploma magistrale di educazione fisica e di religione. Inizia così, poco dopo, ad insegnare e a prodigarsi nell'apostolato in parrocchia con grande entusiasmo. Ritorna intanto dall'America suo papà, purtroppo con idee in testa tutt'altro che buone e senza la fede di un tempo. Ci vorrà del bello e del buono per riportarlo sulla via di Dio. Un giorno Luigina gli rivela il suo proposito di voler diventare suora. Apriti cielo, piuttosto morta che vederti suora. Una sera Luigina, che insegna a Silvano di Montisola sul lago di Iseo, aveva dimenticato di spegnere la candela accesa davanti al piccolo altare della Madonna nella sua scuola. Se ne ricorda a casa, al di qua del lago, e preoccupata di ciò che poteva accadere, lo dice al padre. Questi prepara la barca per ritornare alla scuola e spegnere la candela. Fu una traversata terribile a causa del gelo invernale e della pioggia insistente. In conseguenza di ciò, il padre si ammalò di polmonite fulminante e moriva a Marone il 24 dicembre 1936.
Luigina continua ad insegnare in varie località, senza smettere mai l'idea di consacrarsi a Dio. Fa un'esperienza di vita religiosa a Treviglio, presso le suore di Maria Bambina, ma senza esito positivo. Nel 1941, comperata una casa a Sale Marasino, si stabilì con la mamma e la zia Maria e riprende l'insegnamento moltiplicando le sue attività apostoliche nella guida di forti attività ricreative. Ma ecco finalmente arrivare l'occasione per attuare il suo sogno di farsi religiosa. Viene a sapere che un sacerdote abruzzese, padre Achille Fosco, approdato a Rio Nero in Vulture, rispondendo ad un accorato appello di Pio XII, sta progettando la realizzazione di una opera educativa sociale a favore dei fanciulli orfani e abbandonati del sud. Luigina sente che Dio la chiama e con altre giovani del Bresciano si porta a Rio Nero in Vulture, accolte cordialmente dal padre Achille. L'11 maggio 1947, ad Atella, il padre presenta al popolo Luigina e tre altre sue amiche, postesi generosamente al servizio degli orfani e dei bisognosi. Si profilava così la nascita dell'Istituto delle Sorelle Misericordiose. Furono accolte in un ex convento benedettino, privo di tutto il necessario. Non ci sono infatti né suppellettili, né acqua, né luce, ma soltanto un tavolo, alcune sedie e qualche cassapanca. Per letti, dei pagliericci offerti dall'arma dei carabinieri. Il monastero, oltre ad essere stato la culla del noviziato, ha dato inizio alla scuola materna con i suoi primi orfanelli. Dopo il violento terremoto del 1980, la scuola si trasferì in un prefabbricato donato dalla Caritas di Roma. Il 12 ottobre 1947 il progetto del padre Achille prendeva corpo. Nella chiesa madre di Rio Nero in Vulture, le prime 8 suore misericordiose ricevono ufficialmente l'abito religioso dal vescovo Monsignor Domenico Petroni. Per la circostanza viene pure benedetta la statua della Madonna della Misericordia, la patrona del nuovo istituto. Alla solenne cerimonia della vestizione, Luigina non è presente, bloccata a Vello di Marone per i suoi impegni scolastici. La sua vestizione avverrà ai primi di novembre di quello stesso anno, il 1947, e le sarà concesso di prendere il nome di Suor Francesca Saveria. Mentre la sua anima si apre velocemente agli orizzonti della sua nuova vita, continua la sua attività di insegnamento e di apostolato. La sua nuova e definitiva patria di adozione sarà ormai Rio Nero in Vulture.
Il 16 agosto 1949, Suor Francesca, alla presenza di tutte le suore, è nominata da Padre Achille Superiora Generale dell'Istituto. L'attività si fa più intensa, si pongono le basi per una sempre più solida formazione spirituale. L'azione misericordiosa si allarga, nuove case religiose si aprono, anche perché, come diceva Madre Francesca, dove si apre una casa, lì si apre un tabernacolo. Un fiorire di opere e di attività, dove pulsa soprattutto il cuore di Madre Francesca. È lei che emerge, pur nella sua umiltà e discrezione, ed è lei che imposta e dirige il progetto formativo delle suore e quello caritativo. Di Madre Semprini ricordo ancora con tanto piacere la generosità, la disponibilità, il carisma. Era impossibile non voler bene a Madre Semprini. Ricordo che i primi tempi per difficoltà, erano tempi, era il 47 come dicevamo, lei abitava ad Atella ed era costretta a venire a Rio Negro. Lungo la strada c'erano e ci sono in parte ancora dei terreni coltivati ad ortaggio. Madre Semprini era attesa da questi umili operai, da questi umili che le offrivano per i suoi bambini che già cominciava a ospitare in una sua casa qui a Rio Negro, le offrivano quello che era quello che nei campi producevano, e arrivava nella scuola qualche volta affannato con la borsa piena e commentavo, seguendo, parafrasando la scrittura: nessuno è più generoso con i poveri che i poveri. Questo commentava, e di questo forse se ne gloriava pure. Un altro episodio lo ricaviamo ancora nel campo della scuola. Passarono alcuni anni, io ero già vicino nell'attività direttiva ancora alla Semprini, e sorse un problema: dare voce, dare vita, accogliere nella comunità scolastica i bambini difficili, gli svantaggiati, gli emarginati, quello che adesso diciamo gli handicappati. Era un problema duro trovare il maestro per questi. Erano bambini che sembravano prima essere esistiti solo nella luna. La famiglia non sempre li amava, meno che mai la società. La scuola ne aveva paura. Ci fu un collegio dei docenti. Chi dovevamo mandare? Ci fu un applauso ed un nome. Fu quello di Madre Semprini. E Madre Semprini disse ancora, come sempre, disse sì a quei bambini, a quella situazione, a quella dolente umanità che lei viveva e vedeva nel volto di ogni bambino. Un piccolo centro della Lucania, Brindisi di Montagna, fu un paese fertile di vocazioni. Ha donato, infatti, all'Istituto delle Sorelle Misericordiose 7 giovani che, sentendo il richiamo di Dio, sono diventate suore. Madre Francesca, nelle sue suore, vuole un sincero spirito di donazione totale e non risparmia occasione per ispirare quanto le sta a cuore. Le invita continuamente a pregare per il Papa, per i Vescovi, per i sacerdoti. Le esorta a dar loro un aiuto fraterno. Il prete, anche il più povero, è ministro di Dio. Tutti gli devono stima, riverenza e aiuto. Parlando della misericordia da usare verso gli anziani e i sofferenti, diceva: colui che usa misericordia si china verso i fratelli con lo stesso spirito con il quale il padre si china sui suoi figli. Ogni persona ha bisogno di essere considerata segno e centro della misericordia. Ogni cosa va fatta per la gloria di Dio e per il servizio dei fratelli. Spronava le sue suore a donarsi e ad amare senza misura. Dio
diceva, ama colui che si dona senza misura. Nell'amore non c'è misura, costi quel che costi. Il suo discernimento per le suore fu sempre questo, o sante o a casa. Madre Francesca ama i bambini, gli orfani, lei che sempre ha insegnato, e ripeteva, chi più di loro ha bisogno di misericordia? Se non li amiamo noi, chi deve amarli? Ama le sue suore, che spesso accompagna per brevi periodi di riposo nella splendida oasi naturale dei laghi di Monticchio, dove si rispecchia l'antica abbazia benedettina del 1500, memore dell'antico e saggio consiglio mens sana in corpore sano. Se qualcuna di esse è in difficoltà, la segue con particolare affetto e comprensione e a suo incoraggiamento aggiungeva, se le cose vanno male, il corpo non deve soffrire. Non si ritorna da Monticchio se non dopo avere fatto una gita in barca e avere posato insieme a lei per una fotografia davanti alla statua di San Giovanni Gualberto che domina i due incantevoli laghi. È particolarmente devota di questo santo, di cui ricorda il gesto di misericordia da lui compiuto perdonando l'uccisore di suo fratello. In un pomeriggio del settembre del 1954, sul punto di recarmi a Rio Nero per svolgervi una mansione da parte della curia vescovile, Monsignor Chiaromonte, vicario generale e parroco della cattedrale di Rapolla, mi consegnò una lettera da recapitare a Madre Francesca Semborini. Chiestomi prima se io la conoscessi e ricevutone risposta positiva, soggiunse che essa era una suora molto intelligente, pia ed operosa. Andai da Madre Francesca per consegnare la lettera, fui ben accolto e rimasi meravigliato nel vedere lei intenta dare una mano agli operai che lavoravano per la ristrutturazione della casa della congregazione. Qualche volta incontrai detta madre nella parrocchia della Santissima Annunziata mentre si occupava con benevolenza, con dolcezza e fermezza a tenere buoni ragazzi alquanto vivaci e un po' distratti e aiutarli a partecipare devotamente alla Santa Messa. In conclusione ho riportato la viva impressione che Sor Francesca Semborini fosse un'anima veramente di Dio, che fosse aperta e disponibile al dialogo con tutti e che, pur essendo settentrionale, si fosse ben adattata a capire, ad amare le persone del nostro meridione. Dopo 10 anni dalla fondazione dell'opera, il 6 novembre 1958, il vescovo, Monsignor Domenico Petroni, emanò il decreto di erezione canonica della Pia Associazione Sorelle Misericordiose in istituto religioso diocesano.
la cui casa madre intanto era sorta a Rio Nero in Vulture. Gli avvenimenti che si sono succeduti in questi anni hanno fatto emergere sempre di più la ricchezza della figura carismatica di Madre Francesca. Personalità ricca e affascinante nell'attività dell'opera, sorta nel cuore di una regione del sud, Madre Francesca ha operato generosamente e senza risparmiare fatiche anche fisiche. Era felice della sua scelta e per sottolineare le finalità dell'istituto ripeteva continuamente: la congregazione ha aspetto originale in quanto sorge in una regione povera dell'Italia e quindi più bisognosa di attenzione non soltanto materiale, ma soprattutto morale e spirituale per l'infanzia pericolante. Madre Francesca istituì con molta tempestività e capacità didattica la scuola materna. Resasi conto delle urgenti necessità di provvedere anzitutto alla prima educazione dei bambini abbandonati in tenera età a se stessi, sia a causa delle madri costrette al lavoro in campagna, sia perché orfani. Il suo intervento si può dire sgorgato dal profondo amore che ella nutriva per tutte le persone bisognose di aiuto, ma specialmente per quelle più deboli ed indifese, quali sono appunto i bambini. L'opera educativa di Madre Francesca, che è stata pioniera negli anni immediatamente successivi alla guerra mondiale, continua ancora oggi per rispondere alle nuove esigenze della società moderna, che è tecnicamente sviluppata, ma povera di valori morali. Oltre alla scuola materna, ci sono corsi di catechismo per dare ai giovani una solida base religiosa e sociale che servirà loro per un migliore inserimento in una società che mai, come in questi tempi, ha necessità di certezze, di riferimenti e di buona educazione. La madre istituì un convitto, sempre a Rio Nero, con oltre 100 ragazze frequentanti le scuole pubbliche superiori e provenienti da tutta la Basilicata. Ormai sono 20 anni che Madre Francesca non c'è più, però quando sono in classe con i ragazzi e quando organizzo tutto l'iter della scuola media di Ruvo del Monte, ho presente in me quella decisa e vivace personalità di Madre Francesca, a cui spesso con molta umiltà ho cercato di identificarmi. Rivedo oggi la sua vita operosissima con quella dote di saggezza e previdenza che posseggono solo coloro che sanno vedere lontano. Per garantire la sussistenza del grande istituto Mater Misericordie, che al tempo della mia adolescenza ospitava ben 120 studentesse di scuola magistrale,
di istituto magistrale, di ginnasio e liceo ed istituto d'arte. Nel mio cuore sono ormai rimaste tracce indelebili di quel moderno educandato che ha dato asilo sicuro a tante future educatrici. Memorabile nella mia mente resterà la paziente e precisa dizione di cui si serviva con la migliore naturalezza possibile, il recitare le preghiere fondamentali o suppliche di grazie. Preghiere e canto ovunque, per toccare meglio i cuori e farvi germogliare l'aspirazione al divino, che regna in ognuno di noi, quella dolce forza che ci fa sentire meno terreni. Ricordo il suo portentoso portamento che la rendeva ancora più sicura e soddisfatta del funzionamento perfetto delle sue istituzioni. Ma ancora nel pieno delle sue forze, ecco un arcano destino dice basta, non sei più di questa terra, troppa gloria. Il 14 agosto 1972 mi giunse la notizia che madre Francesca non c'era più. Piansi tanto, ero tanto giovane. Quella madre in quell'istituto ha forgiato la mia personalità, con occhio vigile, severo ed ispiratore, riuscendo a farsi seguire, comprendere e portare il suo insegnamento nel cuore per tutta la vita di donna e di cittadina. Esiste ancora il convitto di Rio Nero, un tempo all'avanguardia, sia per la funzionalità, sia per il numero delle convittrici. Ma oggi ha un numero assai più ristretto di studenti, dato il notevole sviluppo delle istituzioni scolastiche. Tuttavia, il convitto ha ancora una sua funzione educativa e di servizio, specialmente per le ragazze che hanno famiglie in difficoltà, o per quelle i cui genitori preferiscono il convitto come luogo più idoneo per lo studio e per la formazione integrale delle loro figlie. Madre Francesca dobbiamo portarla sempre nel cuore, perché noi che abbiamo vissuto insieme certamente dobbiamo vivere come lei ci ha insegnato. Se tutte queste testimonianze di queste persone che oggi hanno dato e la vivono loro dentro, tanto più dobbiamo viverla noi. Come lei si è fatta tutta per tutti, anche noi dobbiamo farci tutte per tutti, senza distinzione, senza discriminazione, perché come lei amava, così dobbiamo amare noi. Nel mese di dicembre 1971 la madre, purtroppo, è colpita dal grande male che non perdona. Madre Francesca, forte e serena, consapevole e rassegnata, diceva: «Sto facendo il mio calvario». Durante la sua malattia ha sublimato tale calvario, offrendo le sue sofferenze per la Chiesa, per il Papa, per i Vescovi, per i sacerdoti, per l'opera e per i suoi membri. Nel mese di agosto 1972, sfinita dal dolore, chiede il soggiorno nella casa presso il santuario di Betania di Sale Marasino, dedicato alla Madonna della Neve, in cui aveva tante volte elevato la sua preghiera e offerto le sue sofferenze. Madre Francesca muore la vigilia di Maria Assunta, il 14 agosto 1972. Prima di spirare, alle suore che erano presenti, mormorando, disse: «State unite e vogliatevi bene». I
funerali si svolgono a Sale Marasino e a Rionero in Vulture, dove ha voluto essere sepolta, nel cuore di quel meridione per il quale ha dato tutta se stessa. Ora ci restano della nostra fondatrice intatti e profumati i suoi pensieri, i suoi sentimenti, i suoi preziosi insegnamenti, i suoi ideali, il suo cuore generoso, la sua incrollabile fede in Dio e nella Madonna, cui era tanto devota. Restano ancora le sue suore che tanto amò e protesse, e restano le numerose case religiose. L'istituto Mater Misericordie di Rionero in Vulture. La scuola materna di Atella. La casa di riposo per anziani di Cinisello Balsamo, dove le suore hanno incarico di direzione e assistenza spirituale. La casa di Santià. Il complesso, oltre la casa, comprende la cappella, un convitto, nonché una bellissima, ampia e moderna scuola materna, adiacente alla casa, un grande parco. L'opera sorse come centro per le suore operanti nel settentrione. Per parecchi anni diede anche accoglienza a bimbe orfane e povere del meridione per consentire loro un migliore inserimento sociale. La scuola materna di Pilzone d'Iseo. Le nostre suore lavorano nella scuola, assistono a domicilio gli anziani e, come dovunque, sono impegnate nell'attività parrocchiale. La casa di riposo di Ospitaletto. In una società in cui si sono perduti i valori della famiglia, l'assistenza all'anziano trova la sua risposta presso queste istituzioni, anzi in certi casi diventano addirittura indispensabili. Per cui il nostro istituto Sorelle Misericordiose, per rispondere ai bisogni del nostro tempo, ha rivolto la sua preferenza di attenzione all'anziano, anche per avere la possibilità di incarnare e di realizzare il carisma di misericordia. Operiamo in questa istituzione per mezzo dei singoli membri della congregazione, i quali possono scegliere di svolgere il loro apostolico lavoro a favore dell'anziano, perché solo, povero, abbandonato. Per cui la nostra attività vuole essere espressione di gratificante misericordia mediante un servizio disponibile, confortevole, attento ed amoroso rivolto all'anziano. In questa comunità, composta numericamente di 65 ospiti, ruotano intorno all'anziano 4 medici, dei quali uno svolge il compito di direttore sanitario, 3 infermiere professionali, 20 esecutrici per assistenza diretta. La casa è diretta da una valida amministrazione, collaborata da un capo ufficio e 2 impiegate. Le suore dedicate a questa grande opera altamente sociale sono presenti dall'anno 1959. Inoltre questa istituzione è collaborata ed integrata dalla meravigliosa forza del volontariato del Comune di Ospitaletto, la quale ad ogni richiesta e bisogno è sempre presente e disponibile. Thank you.
gli ospiti della casa di riposo di Ospitaletto costituiscono una comunità con caratteristiche particolari, data la diversità di età, di condizioni di salute, di abitudini, di interessi, di temperamento. Una comunità che necessita di una attenzione continua, di una notevole capacità di ascolto e di dialogo, di una prontezza di intervento anche nei momenti più impensati, proprio quando magari la maggior parte del personale di servizio ha cessato il suo lavoro e i parenti degli ospiti sono tornati alle loro case, come pure le persone che prestano la loro opera di volontariato. Una comunità, insomma, che richiede una presenza attenta, amorosa, continua. Questa presenza è assicurata dalle due suore che qui trascorrono tutta la loro giornata ed anche la notte, sempre disponibili a rispondere premurosamente ad ogni richiesta di aiuto urgente ed improvviso. Oasi Madre Francesca, un nome che dice tante cose e richiama tante belle e care memorie. L'Oasi Madre Francesca, chiamata così da noi perché fu proprio lei ad acquistare con profondo intuito questa casa, allora semplice deposito dell'Enel. Naturalmente l'abbiamo completamente trasformata, non senza sacrifici e lavoro, riuscendo a farne uno splendido luogo di accoglienza e affacciato sul lago di Iseo. L'Oasi vuole rispondere ha un preciso disegno di misericordia della congregazione e perciò della stessa madre fondatrice. Infatti d'inverno la casa è centro di spiritualità per innumerevoli gruppi che qui vengono da tutte le parti per ritrovarsi con ritiri, giornate di studio, di preghiera, eccetera. D'estate diventa una materna casa di accoglienza per tutti coloro che comunque hanno bisogno di ritrovarsi nella quiete e nella pace. Soprattutto l'Oasi è diventata casa di accoglienza per tanti anziani che per una ragione o l'altra sono lasciati a se stessi nella solitudine del loro cuore. Chiunque ha avuto la fortuna di un soggiorno in questa casa benedetta è testimonio sicuro che vi si trova la pace e la gioia della vita. Ci sia programma. Cercare la quiete per trovare Gesù e per poter camminare con Lui verso la gioia dell'eterna felicità. La casa è grande, i lavori sono tanti, ma le suore, guidate dall'esempio encomiabile della superiora, arrivano a tutto. Sono loro che puliscono e sistemano, mettono ordine dentro e fuori la casa. Sono loro che coltivano aiuole e fiori per la chiesa e per le sale. Sono loro che fanno da infermiera, da cuoca, da cameriera per tutti gli ospiti che vi soggiornano.
alla sera, dopo la cena, allietano ed improvvisano per i nonni. Ci sono battute allegre e canti classici e popolari accompagnati dalla fisarmonica. Il terrazzo è tutto occupato dagli ospiti per la gioiosa chiusura della giornata. Resta infine il volo dell'Istituto Mater Misericordie, certamente da lei voluto e guidato dal cielo, verso nuove realizzazioni in terre lontane, come la nostra casa di missione a Manila nelle Filippine, dove con l'aiuto di Dio, le preghiere della madre fondatrice e l'instancabile attività delle nostre suore missionarie prendono vita nuove conquiste spirituali e fioriscono nuove vocazioni. Anche Madre Francesca sentì forte nel suo cuore l'invito di Gesù. La sua vocazione così ben corrisposta e realizzata induce anche noi a riflettere sul significato di ogni vocazione religiosa per scoprirne il profondo significato ed apprezzarne i meravigliosi frutti a beneficio di tutta l'umanità. La vocazione non è un mistero. Il Signore entra nel cuore dell'uomo e se ne impossessa nella misura in cui lui si pone sensibilmente in ascolto. Si apre alla grazia e si rende disponibile al dono della propria vita alla sequela di Cristo. Senza una risposta, la chiamata è vana. La vocazione nasce nella famiglia, cresce nella fede e nella preghiera, si matura e si sviluppa nella comunità parrocchiale. È proprio la comunità parrocchiale che aiuta a percepire i valori fondamentali della vita religiosa, che fa scoprire la vita consacrata come dono speciale, come segno di elezione e che permette a coloro che lo accolgono di uniformarsi a Cristo. In un mondo che privilegia l'egoismo, l'interesse, la ricchezza, la supremazia, la vita consacrata offre una incontestabile testimonianza di servizio, di gratuità, di umiltà, di carità. Essa costituisce un forte richiamo per ogni uomo alla sua vera dimensione, che supera la vita presente e si proietta verso i beni celesti ed eterni. Lasciamoci affascinare da Cristo. Dopo aver visto queste immagini pittoresche e suggestive, possiamo affermare che Madre Francesca fu un grande dono del Signore alla Chiesa e alla società. Lo mette in evidenza il suo carisma di misericordia, tradotto nelle sue numerose opere che, almeno in parte, abbiamo avuto modo di conoscere e di vedere attraverso le immagini e le testimonianze. Madre Francesca continua ad essere un dono attraverso le sue figlie spirituali, le sorelle misericordiose, la cui opera assume uno spiccato carattere di attualità. Una figura luminosa ed affascinante, come quella di Madre Francesca,
merita di essere fatta conoscere ai ragazzi e dalle ragazze di oggi, in cerca di modelli avvincenti e significativi per le loro scelte future. Merita pure di essere presentata agli adulti per il suo carisma di misericordia, oggi più che mai attuale.